ghiaccio con la foto va lo spettacolo con la Feldman, Mazzarella, Brivio. Scusi, hanno chiuso il teatro della Luna? Sì, prego. Ma da qua? Dall'inizio di ottobre è stato chiuso. Hanno chiuso per ristrutturazione, prego. E allora adesso per recuperare i fondi per la ristrutturazione, per metterci a norma, diciamo, i maggiori artisti milanesi hanno... Anch'io so il casco! Abbiamo fatto tutti i lavori necessari per aprire il teatro e abbiamo protocollato. La situazione è che i funzionari della commissione di vigilanza in 11 anni sono cambiati, quelli di oggi non sanno neanche il materiale che è stato protocollato ieri, no? E sono intervenuti a chiudere il teatro trattandoci come dei delinquenti senza neanche avvisarci, potevano dirci, non so, c'è qualche cosa da perfezionare, qualche pratica da mettere a posto, no? Hanno mandato i vigili alla nonaria dopo 5 anni e 4 mesi che noi avevamo presentato la richiesta di agibilità. Quindi i lavori sono terminati, voi cosa state aspettando? Noi abbiamo protocollato stamattina una richiesta che esca la Commissione Comunale di Vigilanza, ma non facendo i propri comodi magari il mese prossimo, esca su. Ma vi stiamo aspettando con la cartella per riaprire il teatro? Perché noi abbiamo fatto tutto e siamo in regola. Da quanto tempo è chiuso il teatro? È chiuso dal 1 ottobre. E quante persone sono rimaste senza lavoro? Cioè sono rimaste senza lavoro diverse compagnie, diciamo grosso modo uno alla settimana per quel che riguarda il teatro dei bambini, e perché noi facciamo teatro per i bambini dai 5 ai 10 anni, che è molto frequentato, e era molto frequentato, speriamo che lo sia di nuovo in futuro. E vabbè, poi le varie produzioni che avevamo in programma, l'Orlando Furioso e anche compagnie di giovani, perché abbiamo ogni 15 giorni una compagnia di giovani universitari, alcuni sono qui a manifestare con noi. Quindi sono anche teatro dialettale? Noi facciamo anche teatro dialettale. Milano è troppo cosmopolita per apprezzare il dialetto. Sì, anche Mussolini non apprezzava il dialetto, era contro il dialetto. Era per la lingua nazionale. La richiesta al comune di sbrigare le pratiche alla svelta. Ecco, la richiesta, sì, di sbrigare le pratiche alla svelta, di vigilare su quello che è successo, perché è inaccettabile essere trattati da delinquenti quando noi abbiamo tutte le carte in regola. Posso chiedere nome e cognome? Io sono il dottor Aleardo Cagliari. No, l'ho fatto nel 2006. Di chi è fuori dal palazzo, di chi non è finanziato dal comune di Milano, quando i funzionari chiudono i piccoli teatri con pretesti e magari non chiudono i centri benessere cinesi. Gli assessori, oltre alla solidarietà, non hanno niente da fare? In questa città dove i soldi sono tutto, non si aiuta la cultura? E chissà quando. Non ha presente che la cultura è un servizio sociale? E chiudere un teatro vuol dire lasciare le mamme e i bambini soli davanti alla televisione? Gli anziani senza un punto di riferimento, attività culturali non finanziate non devono esistere a Milano? Solamente la cultura istituzionalizzata, riconosciuta, finanziata, gli altri niente? Bisogna riaprire subito il teatro della memoria. Il sindaco deve interessarsi per queste cose. Non cancellate la memoria, piuttosto bisogna vigilare sulla previsione base a quali criteri controllano. E come vengono fatti i controlli? Il servizio dei cittadini, non i cittadini siano sudditi del comune. Riaprire subito il teatro della memoria! Non cancelliamo la memoria! Ridateci il teatro!